Buongiorno a tutti. Ero rimasto così frizzato perché ho visto che eravamo in diretta, ma non avevo avuto questa prontezza ad iniziare. Dalla regia mi dicono che siete collegati in molti, la cosa mi fa molto piacere, anche se mi agita un po', non lo nascondo, essendo questa la mia prima diretta. Ma il piacere e l'onore è perché molto spesso durante la giornata, stando al NOC, operando al NOC, parlo con molti di voi e quindi mi fa piacere avere questa, diciamo, anche non interazione bidirezionale, ma sapere che siete qui, siete collegati e ci confronteremo su questo modulo di configurazione di base dell'accesso. Oggi parleremo appunto di come configurare l'accesso alla rete GAR. Come dice appunto il titolo, configurazione di base. Quindi parleremo, diciamo, tratteremo l'argomento su una configurazione molto standard, molto semplice, una configurazione molto semplice, non complessa, quindi, e cercheremo un po' di approfondire tutti gli aspetti e mano a mano, ci affacceremo anche tecnicamente su quello che è la fase proprio operativa per finalizzare il collegamento al GAR. Non mi sono presentato, sono Andrea Galanti, operatore del NOC da circa 3 anni e niente, quindi diciamo possiamo iniziare ecco, iniziamo appunto con la preparazione all'attivazione del collegamento. Io cercherò magari di dare anche dei piccoli accenni per come è un po' la prassi del collegamento al GAR, appunto lavorando al NOC e occupandomi anche di attivazioni e avendo una interazione con voi APM, mi capita spesso quindi di anche condividere informazioni pratiche su proprio lo stato dell'avanzamento dei lavori. Quindi ho fatto questa prima slide dove un po' riassumiamo quella che è la preparazione all'attivazione. E quindi ho ricordato, come è scritto, che prima di procedere all'attivazione del collegamento, il GARNOC si occuperà di fornire all'APM i parametri necessari alla configurazione del collegamento. E solitamente concordiamo una data insieme all'APM per procedere proprio al collegamento della rete utente con il GAR e al test di funzionamento. E gli elementi che il NOC trasferirà all'APM, quindi per quanto riguarda poi che verranno poi utilizzati per la configurazione, sono sostanzialmente un indirizzo, chiamiamo punto punto, quindi per stabilire il collegamento tra l'apparato utente e l'apparato GAR, e una subnet pubblica che può essere, diciamo, sostanzialmente formato da uno o più indirizzi pubblici con la quale poi la rete dell'utente si presenterà al GAR e al mondo esterno. Ho fatto, diciamo, una piccola panoramica proprio pratica degli elementi per il collegamento GAR, nel senso noi vedremo degli apparati, quelli dell'utente soprattutto, che possono essere gli host, quindi PC o altri dispositivi nella rete, switch, firewall, router e quant'altro, appunto la subnet per la punto punto e quella pubblica, e il link, sostanzialmente, solitamente una fibra ottica, quindi arriverà in casa dell'utente, quindi nella sede dell'utente che deve effettuare il collegamento, ci sarà stato prima un processo in cui verrà rilasciata una fibra ottica oppure, diciamo, una connessione su uno switch in rame, quindi con il cavo RJ45 per intenderci, con cui l'utente, diciamo, finalizzerà proprio il collegamento verso la rete GAR. E poi, diciamo, in questo panorama vedremo anche l'apparato del POP GAR, di cui chiaramente la configurazione è a far nostro. Allora, l'ho rappresentato in uno schema. Diciamo, questa è una situazione tipo tipica di un collegamento di base con una LAN, come ho mostrato su questo schema, una LAN utente in cui generalmente ci troviamo di fronte a degli host, un firewall e un router, che è quello poi che si collegherà anche fisicamente al cavo che fornisce GAR. Questa è una situazione tipica, è una situazione non sempre che troviamo così, a volte la troviamo ancora più ridotta
perché spesso troviamo un router magari senza un firewall per quanto riguarda ad esempio scuole o piccoli enti o a volte addirittura ci siamo trovati in condizioni in cui la LAN nel sede utente è semplicemente magari uno switch con degli host. Questo perché lo premetto? Perché per una APM è necessario aver comunque configurato, comunque messo in produzione un setup della LAN affinché poi il collegamento con il GAR, insomma, possa finalizzare quella LAN all'utilizzo poi, ecco, di internet sostanzialmente e dei servizi GAR. Passiamo alla prossima presentazione, la prossima slide. GAR, come ho detto, non entra in merito al setup della LAN, nel senso noi non abbiamo, non è di nostra competenza poter accedere alla LAN dell'utente, configurarla, ma quello che noi chiediamo è che poi questa LAN sia impostata, configurata in modo che esca con un indirizzo pubblico e non con l'indirizzo poi invece della punto punto che assegniamo. Quindi un indirizzo pubblico tra la subnet che è assegnata a quell'utente viene assegnata da GAR-LIR, che è il nostro reparto appunto che si occupa dell'indirizzamento, diciamo così, di mantenere gli indirizzi. Prossima slide. Punto punto. Parliamo un po' degli indirizzi, del piano di indirizzamento. Come ho già detto, forniremo una punto punto che si tratta di due, solitamente, o più indirizzi IP utilizzati per il collegamento punto punto tra il router utente e l'apparato GAR. Quindi, per far sì che questi due host si possano vedere, possano comunicare correttamente, viene fornita questi due indirizzi IP, e come è scritto possono essere anche di più. Adesso partiamo dal caso più semplice. Questi due indirizzi IP per far vedere i due apparati sulla parte, diciamo, WAN, la parte esterna, pubblica. Subnet pubblica, questo è il vero e proprio range di indirizzi IP che l'utente, che quindi la sede, che quindi l'istituto, deve utilizzare appunto per uscire verso la rete GAR e verso internet. Questa viene sempre assegnata da LIR e viene dimensionata in base a quelle che sono poi le richieste dell'APM, a seconda, insomma, probabilmente della complessità, della grandezza, della struttura che ne fa richiesta. Magari dico cose che per voi sono scontate, ma un piccolo cenno è sempre bene darlo, così abbiamo un quadro chiaro anche per tutti quanti. Magari un APM alle prime armi, cose scontate per APM che ormai da anni, insomma, seguono questo lavoro. Questa punto punto, come dicevo, solitamente avviene in questa modalità. Ci sono sostanzialmente una barra 30 e una barra 29, quelle che vedete al centro e sulla destra dello schermo, che sono state quelle che, diciamo, negli ultimi anni sono state assegnate solitamente al collegamento GAR, e la barra 30, in questo caso, che vedete al centro, è formata in questo modo. Quando noi intendiamo una barra, in questo caso ho usato un indirizzamento privato 192.168.1.0 barra 30. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente abbiamo una network che è la 1.0, come vedete la parte finale, abbiamo un indirizzo di broadcast 1.3 e due indirizzi IP utilizzabili. Nel caso della barra 29 abbiamo invece una situazione un po' diversa. Abbiamo un indirizzo IP. Punto 1 e punto 6 finale, vuol dire che in questo caso noi possiamo utilizzare 6 indirizzi IP ed ecco, avere questa situazione. Parliamo dopo della barra 31. Facciamo un esempio adesso con il link GAR. Solitamente ci sono una subnet barra 30, indirizzi IP utilizzabili, come abbiamo detto, sono 1 e 2. Quindi in un collegamento standard GAR di base, noi abbiamo questa situazione, abbiamo router utente, router GAR, la punto punto che viene assegnata, un indirizzo IP sull'interfaccia del router GAR e un indirizzo IP sull'interfaccia del router utente.
La subnet barra 30 è quella che è stata utilizzata per la maggiore fino adesso. Quindi, nel caso in cui abbiamo la network assegnata 192.168.1.1, 1.0, perdonatemi, come network, avremo a disposizione l'indirizzo IP.1.2 e metteremo appunto il punto 1 in questo caso l'ho messo sul router gare, il punto 2 l'ho messo sul router utente. Andiamo avanti. Perché ho parlato anche di barra 29 in questo caso? Perché alcune volte ci sono delle condizioni in cui abbiamo un doppio link GAR, quindi dobbiamo connetterci ad esempio a due apparati di POP, quindi avremo un indirizzo IP sul router utente e due indirizzi IP per ognuno dei POP GAR. E questi chiaramente sono, quando sono configurati così, diciamo formano una sorta di VPLS, una sorta di LAN in cui si vedono tutti e tre gli indirizzi IP. Quindi è necessario ampliare questo range di indirizzi utilizzabili e viene assegnata in questo caso una barra 29. La network 31, non ne ho parlato fino adesso perché realmente è da poco che GAR comincia ad utilizzare la barra 31. Questo perché? Perché, come ben sapete, gli indirizzi IP pubblici sono sempre in via di esaurimento e GAR per instaurare le connessioni punto punto utilizza indirizzi IP pubblici. Chiaramente il buon senso per il risparmio di questi indirizzi ci comincia a far usare la barra 31. Non si usava molto nel passato a causa di alcune limitazioni di alcune release di vecchie release di apparati che non permettevano l'utilizzo. Perché in questo caso che cosa avviene? Torno un attimo indietro sulla tabella. Quando abbiamo la barra 31, in realtà è una situazione un po' particolare. Intanto è utilizzabile esclusivamente per le connessioni punto punto e abbiamo in realtà la network e il broadcast che sono parte degli indirizzi IP. Quindi abbiamo due indirizzi IP a disposizione e di cui sono anche broadcast e identificativo network. Quindi diciamo adesso, questa barra 31 è quella che sostanzialmente in una configurazione di base del link GAR ci troveremo a disposizione e dovremo configurarla. Procediamo. Come abbiamo detto, già la subnet pubblica, perché subnet? Anche magari questa terminologia. Perché all'utente viene assegnata una parte, quindi una sottorete di una network che invece è diciamo, sostanzialmente di GAR, assegnata a GAR. In questo caso vi faccio vedere, questa è realmente una delle network assegnate a GAR, che è 193.206.16. E cosa succede? Quando noi abbiamo necessità di assegnare una barra 29 all'utente, da diciamo questo aggregato, noi andiamo ad estrarre un indirizzo. E questo indirizzo poi sappiamo che è assegnata a quell'utente, ma ci penserà GAR poi a distribuirlo al resto del mondo, perché è lei il gestore di questa rete. E infatti, nell'esempio che avevo fatto prima, ho aggiunto anche queste etichette. L'etichetta che vedete sul router GAR è l'indirizzo IP della punto punto, lo vediamo anche sull'interfaccia, in questo caso WAN, del router utente. Poi nell'interfaccia invece che affaccerà la LAN vedremo che è quello il punto dove si andrà a configurare la subnet pubblica. Procediamo alla configurazione della punto punto. Oh, ho fatto proprio un esempio pratico su un router Cisco e poi ho anche riportato la configurazione sul router Juniper. La configurazione della punto punto sostanzialmente è un'operazione molto semplice, ma è molto semplice configurare l'accesso al GAR. In questa situazione che cosa troviamo? Troviamo proprio dei comandi che noi andiamo ad effettuare sull'apparato. In questo caso, questo apparato, diciamo, avrà almeno due interfacce. Un'interfaccia la utilizzeremo per il link che va verso il GAR e un'interfaccia la utilizzeremo invece per il link verso la LAN. In questo caso, appunto, essendo, il momento diciamo in cui configuriamo la punto punto con il GAR, è necessario eseguire questi comandi per far sì che l'indirizzo IP della LAN, quindi l'interfaccia WAN, scusate, interfaccia pubblica verso il GAR, abbia questo indirizzo IP.
Ho fatto questo come esempio, ho preso una barra 31, però questa volta con indirizzo IP 193 204 110 e l'ho impostato in questo modo. IP address, indirizzo IP e la subnet. Chiaramente il 254 finale con i 255 iniziali corrisponde esattamente alla barra 31. Poi in questo caso, su questo apparato Cisco, dove probabilmente abbiamo un'interfaccia Combo, vuol dire che ha possibilità su questa interfaccia di avere sia rame che fibra, è stato specificato il media type, quindi utilizzerà il transceiver, l'ottica che è installata a bordo come, diciamo, come link per attivarlo. E poi diamo il comando no shutdown perché di default le interfacce sugli apparati Cisco sono in shutdown e quindi sono in qualche modo spente. Facciamo end e praticamente noi abbiamo configurato l'indirizzo IP sull'interfaccia che va verso il GAR e a questo punto vi faccio vedere anche la corrispondente configurazione eventuale su Juniper. Juniper ha una sintassi differente rispetto a Cisco, ma i meccanismi chiaramente sono identici. Quindi abbiamo il comando edit su Juniper che ci consente di entrare in configurazione come, torno indietro, Cisco aveva questo conf-t o configure terminal a seconda di come viene scritto il comando, edit, entra in configurazione. Quindi cominciamo ad impostare in questo senso. Set interface, diamo il nome dell'interfaccia, ho messo solo una description per identificarla, ma in questo caso su Juniper diciamo, creiamo anche delle interfacce logiche su questa interfaccia fisica e sostanzialmente quando non abbiamo necessità di avere dei VLAN tag andiamo a settare la unit 0 che in pratica, in sostanza, è quella che accetta il traffico poi non taggato. Quindi la sintassi è questa, set interface, il nome dell'interfaccia, la unit 0 come in questo caso abbiamo detto, una description per avere una diciamo, identificazione di quell'interfaccia, soprattutto quando poi andiamo a fare, ad esempio, uno show interface description, in cui vediamo la lista delle interfacce e possiamo riconoscerle velocemente. E in questo caso abbiamo impostato una family INET, quindi stiamo parlando di un IPv4, e l'indirizzo, che in questo caso è espresso in questo modo, è espresso 1.9.3.2.0.4.1.11 barra 31. Adesso, diciamo, io ho scritto anche questi comandi, commit, check e commit. È un comando che, almeno personalmente, utilizzo sempre. Quindi, che cosa succede? Il commit check fa una verifica che quella configurazione che è stata appena, inserita sia coerente e non abbia errori o quant'altro. Questo avverrebbe anche se scrivessimo direttamente un commit e poi, che poi non andrebbe a buon fine. Questo ci serve, ecco, ripeto, per fare una verifica preventiva prima di fare questo commit. Il commit che cosa fa? Rende questa operazione, questa configurazione che per il momento abbiamo solamente inserito sull'apparato, la rende efficiente, diciamo, entra in produzione. Contrariamente a Cisco, come immagino voi saprete, quando su Cisco noi andiamo a scrivere la configurazione, di default, la configurazione già a runtime è operativa sull'apparato. Cisco invece ha bisogno di questo commit per renderlo operativo. Ecco qua, abbiamo configurato la punto punto, quindi abbiamo router utente, router GAR con le due interfacce con gli indirizzi IP. Attraverso i loro link, quindi dovrebbero vedersi, come diciamo noi in maniera forse impropria, ma gli apparati dovrebbero vedersi. Verifichiamo il funzionamento della punto punto. Faccio una piccola introduzione del protocollo ARP, ma questo semplicemente perché ci può essere utile in questa fase di verifica della configurazione corretta della punto punto. Allora, il protocollo ARP è un protocollo, come è scritto, di rete del livello 2 della tabella, diciamo, ISOSI, del modello ISOSI. Si occupa di effettuare un mapping tra l'indirizzo IP e il MAC address di un host all'interno di una rete locale. Questo, diciamo, il popolamento di questa,
tabella che poi va a creare il protocollo ARP, è una tabella che va in cache, avviene tramite questo meccanismo di request reply che viene inviato all'indirizzo broadcast che c'è anche per quanto riguarda il MAC address, quindi l'indirizzo hardware fisico, che in questo caso è 6 ottetti di questa tipologia, tutti FF, quindi impostati tutti al byte 255. Questo perché ci può essere utile? Perché quando questo, diciamo, colleghiamo i due apparati, noi abbiamo rispettivamente nei due apparati la tabella app che si andrà a popolare e quando si va a popolare abbiamo una situazione tipo questa. Io adesso l'ho riportata in maniera schematica e semplice, poi ho fatto anche una slide per vedere il risultato all'interno dell'apparato. Quindi avremo questa tabella di cache con queste associazioni. Quindi gli apparati sapranno che a quell'indirizzo IP corrisponde quel MAC address e viceversa. Questo perché? Perché quando verranno inviati i frame a livello Ethernet, quindi a livello 2, sa benissimo qual è il MAC address di origine e destinazione. In questo caso io ho riportato gli stessi indirizzi IP di esempio che ho utilizzato anche prima per due apparati collegati in punto a punto e questi sono dei MAC address reali. Uno è il MAC address Cisco e uno è il MAC address Juniper. Ho riportato, diciamo, un po' un caso comune in GAR, in cui abbiamo solitamente gli apparati di tipo Juniper per quanto riguarda i POP e gli utenti solitamente hanno apparati Cisco. Andiamo sulla prossima slide. Ho lanciato proprio il comando sulla interfaccia che abbiamo configurato prima con la punto punto. Torno indietro, magari per farla rivedere. Allora, questa è l'interfaccia. Abbiamo messo questo indirizzo IP e adesso ci troviamo a fare uno show ARP. E vediamo un po' come sono messe le cose. Qui ci torna un risultato in questa tabella dove il primo indirizzo in realtà dice che siamo noi stessi. Infatti è l'indirizzo IP Cisco, è il MAC address, scusate, del router Cisco in questo caso. Questo è l'indirizzo IP che abbiamo configurato sull'interfaccia e poi vediamo quest'altra riga in cui abbiamo un altro MAC address, era appunto del Juniper e l'indirizzo IP associato al Juniper, quindi quello che abbiamo impostato poi lato GAR per stabilire appunto questa connessione punto punto. Stessa cosa per Juniper, la sintassi è leggermente diversa, il comando è quello che vedete voi sulla slide, show ARP interface e l'interfaccia. In questo caso mettiamo punto zero perché come sapete, come avete visto prima, è necessario configurare questa logica zero quando parliamo di traffico non taggato. Vediamo il MAC address del Juniper, l'indirizzo IP, perdonatemi, il MAC address del router Cisco che sta dall'altra parte, l'indirizzo IP di quel router Cisco, quindi anche a questo punto il Juniper sa quando invierà dei frame, sia Ethernet che IP, che qual è l'indirizzo fisico, quindi il MAC address di destinazione e qual è l'indirizzo IP associato. Ok, quindi come diciamo noi in modo un po' improprio abbiamo verificato che questi apparati tra di loro si vedono. E quindi appunto tramite questa interrogazione alla tabella ARP noi abbiamo appurato che sicuramente a livello 2 gli apparati, cioè che la comunicazione tra gli apparati a livello 2 è funzionante, quindi che questi frame Ethernet transitato da un host all'altro correttamente. Chiaramente adesso questa fase l'abbiamo appurata e l'abbiamo, diciamo, come posso dire, verificata anche con i comandi sugli apparati, arriva il momento in cui vogliamo verificare anche a livello IP che cosa succede. Ecco qua, lo facciamo con un comando sconosciutissimo e misterioso, che appunto è il ping, comando che utilizziamo tutti per fare le prime verifiche. E chiaramente il ping tramite il protocollo ICMP va ad interrogare un indirizzo IP e si aspetta quindi una risposta. Questo qui è,
diciamo così, a mio giudizio, il modo più veloce e pratico per assicurarci che l'host collegato dall'altra parte, in questo caso, su questo punto, risponda correttamente. E lo vediamo appunto dalla tipologia di risultato. Poi sicuramente il comando ping può essere ampliato e può servire a verificare anche altre cose, insomma, verifica un po' il delay del collegamento. Verifica che non ci siano magari dei filtri appunto sul protocollo ICMP. In GAR questo protocollo viene anche utilizzato per il monitoraggio degli apparati dei vari utenti, quindi nel modulo successivo poi vedremo anche come entrano in gioco le ACL, quindi dei filtri sugli apparati che consentono di far transitare o meno determinati protocolli provenienti da determinate subnet, determinate network. Quindi in questo caso noi abbiamo verificato che risponde correttamente. La stessa sintassi l'ho riportata sul protocollo sull'apparato Juniper, per quanto riguarda l'apparato Juniper. Il ping è praticamente la sintassi è la stessa, qui ho inserito count 5, altrimenti è di default su Juniper, quindi sul sistema operativo Juno S, se non mettiamo un count, il ping va avanti all'infinito. E so che spesso questa tecnica viene utilizzata anche per monitorare un link e gli eventuali, diciamo, tempi di outage, quindi dei tempi in cui il collegamento non è disponibile o è in errore. Come potete, vedere dalla sintassi del comando, io ho utilizzato il source. Questo perché facendo un ping in questo caso ho fatto il ping dell'indirizzo IP che finisce per 11, quindi in questo caso diciamo sto facendo il ping da un router all'altro, quindi GAR utente o utente GAR. E che cosa avviene? Io specifico sempre il source perché altrimenti rischiamo che il pacchetto, quindi il ping, quando esce e cerca di raggiungere l'host remoto, mette come indirizzo IP sorgente il proprio indirizzo IP di loopback qualora fosse presente. Invece in questo caso noi ci andiamo ad assicurare che il ping di questo indirizzo richiesto sia originato esattamente da quest'altro indirizzo IP, che è il source, e che è proprio l'indirizzo IP della nostra interfaccia. Quindi, a scanso di equivoci, in questo caso non ci possiamo sbagliare, non possiamo andare in errore da questo punto di vista. Ce l'abbiamo fatta, la nostra punto è funzionante, quindi abbiamo stabilito il collegamento. Chiaramente non ho parlato dei dettagli a livello di collegamento fisico, perché credo insomma non sia questo il modulo adatto, però abbiamo collegato sicuramente la nostra fibra all'apparato. Lo abbiamo collegato sull'interfaccia e quell'interfaccia l'abbiamo configurata con la punto punto. Abbiamo verificato L2, in questo caso con la tabella ARP, insomma. E abbiamo verificato L3 facendo appunto un ping. Quindi possiamo dire che la nostra sede, quindi la sede dell'utente, la nostra sede, si collega perfettamente con la sede GAR, con il POP GAR. E a questo punto non ci rimane che passare alla fase successiva. Una volta configurata la punto punto, è vero che noi abbiamo un indirizzo IP sul quale già potremmo utilizzare per la navigazione, ma come ho detto precedentemente, la punto punto per policy proprio aziendale non deve essere utilizzata per navigare. Quindi, che cosa come traduco questa informazione? Non bisogna fare NAT con la LAN pubblica con l'indirizzo IP della punto punto. Se viene configurato la cosa funzionerebbe perché non ci sono dei blocchi particolari, ma ci sarebbe. Intanto va bene, diciamo un utilizzo improprio per come abbiamo concepito la rete. E seconda cosa, una maggiore esposizione chiaramente agli attacchi, perché dovremmo in questo caso questa rete diciamo, non sarebbe protetta perché solitamente viene messa sull'interfaccia di bordo.
L'altra cosa è che è necessario che l'utente utilizzi uno degli indirizzi più pubblici per uscire verso internet. Perché? Perché sostanzialmente deve essere anche riconosciuto da quell'indirizzo IP, cioè l'indirizzo IP che rappresenta quell'istituto, quell'ente, deve essere quello assegnato dal GAR e che fa parte di quella, diciamo, di quel range di indirizzi IP pubblici. È proprio la nostra presentazione, è noi come ci presentiamo al GAR e al mondo esterno. È il nostro, diciamo, identificativo. E poi, dopo aver configurato questi indirizzi IP pubblici, chiaramente poi andremo a vedere anche la parte di routing. Se volete, prima di fare questo, io magari chiedo anche alla regia se mi dà supporto, vorrei fare una cosa anche magari un po' più interattiva, diciamo, quella di collegarmi su un apparato GAR, in questo caso datemi qualche secondo. Potete dalla regia gentilmente lasciare anche la slide, preferisco magari portarmi già sull'apparato e poi vi chiedo lo switch, grazie. Così ci vediamo un po' dal vivo di cosa stiamo parlando. Cercherò di prendere un collegamento punto punto tra un nostro router di POP e sceglierò diciamo, un utente che è collegato a quell'apparato. Vi chiedo solo qualche secondo di attesa. Perfetto. Ok, dalla regia gentilmente chiedo se possono switchare al terminale. Troppo reattivi sono. Ok, ci siamo. Quindi, diciamo, io ho fatto uno show interface e in questo caso ho preso il convitto nazionale, uno veramente a caso, che è configurato su questa interfaccia su uno dei router di POP che abbiamo a Roma Tizi. Molti di voi, insomma, hanno queste denominazioni, conoscono queste denominazioni. Noi ogni POP abbiamo uno o più router. I POP sono numerati, adesso c'è una nuova numerazione, quindi sequenziale, e in più viene descritto in qualche modo la location, soprattutto utilizzando o il sito dove è ospitato il POP o addirittura il nome della via, come diciamo usano fare solitamente anche gli altri provider. In questo caso, come vi dicevo, sto sul router di POP che sta a Roma Tizi. Quindi proprio sotto l'edificio del GAR dove appunto c'è il NOC, quindi questo ce l'abbiamo anche vicino fisicamente. Io faccio subito diciamo una visualizzazione della configurazione di questa interfaccia e quindi farò show. Sto parlando in questo caso, sto sul Juniper, quindi farò show interface. Anzi, facciamo così, almeno vediamo la configurazione. Show Configuration Interface e mettiamo questa interfaccia qui. Vediamo che quello che abbiamo riportato prima nelle slide lo vediamo nell'atto pratico. Quindi abbiamo questa interfaccia, in questo caso abbiamo dei gruppi, questo serve semplicemente ad applicare delle regole globali, quindi diciamo sono delle facilitazioni di configurazione. Ma per questa interfaccia non c'è nulla di così particolare per cui dovremmo approfondire. Ecco qui, come vedete c'è questa unit 0, questa logica 0, quindi abbiamo del traffico non taggato, e questo è il blocco che avevamo visto prima. Viene configurato appunto INET, quindi un indirizzo IPv4 e l'indirizzo IP in questo caso è una barra 30. Come vi dicevo, la barra 31 è stata utilizzata negli ultimi tempi, quindi spesso troviamo queste barra 30 e in questo caso sappiamo che questa network sarà la 204 barra 30 in cui avremo a disposizione l'indirizzo IP 205 e 206. Sicuramente, e questo ve lo dico perché noi come convenzione utilizziamo il dispari lato GAR e l'indirizzo IP pari lato utente,
sicuramente ci sarà il 206 dall'altra parte. Quindi vediamo un po'. Intanto faccio uno show ARP di questa interfaccia qui che abbiamo visto prima, specificando la unit 0, perché in questo caso io devo vedere il traffico su questo tipo di interfaccia, su questa interfaccia logica in particolare. Scusatemi. Ecco qua. L'abbiamo visto, lo vediamo all'atto pratico. Qui abbiamo l'indirizzo MAC address dell'apparato che è dall'altra parte, l'apparato remoto. Questo l'indirizzo IP associato. Qui abbiamo anche il nome che viene risolto. Questo è chiaramente il nome, è tutta convenzione GAR, quindi diciamo sono a volte indecifrabili, ma per noi hanno un senso. E questa è l'interfaccia che abbiamo interrogato. Locale. Adesso quindi che cosa faccio? Faccio la verifica che abbiamo fatto prima. Ping di questo indirizzo IP, specificando il source, è questo. Qua mettiamo anche un count 5 e lanciamo il comando. Ecco qua. Come avevamo previsto, l'indirizzo IP è il punto 6, dall'altra parte il pari. Abbiamo verificato l'L2 e l'L3 con il ping. Quindi, diciamo, niente di più di quello che abbiamo visto fare con le slide dall'altra parte. Chiaramente io posso anche collegarmi a questo apparato, così facciamo anche la stessa cosa lato apparato Cisco. Vediamo un po'. Ah, in questo caso quando chiaramente si fa la prova in diretta, c'è sempre qualche errore che non era previsto. Vediamo un po'. No, non riesco. Va bene, facciamo allora, ok. Chiedo alla regia se mi possono ripassare alla slide. Vediamo se riesco ad accedere facendo un giro un po' diverso, un attimo solo. Chiaramente, dato che io oggi ero molto agitato per questa presentazione, è normale che non deve andare tutto liscio, altrimenti non c'è questo brio, questa sensazione così di disagio che viene aumentata. Ok. Sono all'interno dell'apparato, esattamente, potete gentilmente riswitchare sul terminale. Questo è l'apparato appunto che vi dicevo, ecco l'indirizzo IP. In questo caso noi vediamo che ci sono delle interfacce, come vi dicevo, una sulla LAN dell'utente e l'altra interfaccia, eccola qui, è link One verso il POP GAR di Roma Tizio, appunto come dicevo. Quindi cosa succede? Io voglio fare anche qui uno show ARP interface, e questa è l'interfaccia che voglio interrogare. E qui vedrò che perdonatemi, in questo caso nel Cisco non specifico l'interfaccia, ma farò così, altrimenti lui mi va a vedere solo l'indirizzo associato alla propria interfaccia e non il remoto. Invece in questo caso, facendo uno show ARP, riesco anche a vedere questa riga qui, che si tratta esattamente del Juniper che abbiamo visto prima. Quindi anche in questo caso verifichiamo l'L2 con il comando show ARP, e anche qui per verificare l'L3 facciamo semplicemente il ping di questo con il sorgente quest'altro. Ecco qui. Anche in questo caso, diciamo, la risposta è soddisfacente. Ok, possiamo ritornare alle slide. Poi rimango anche negli apparati, così poi vediamo anche le prossime operazioni. Andiamo avanti. Ho fatto un overview
molto semplice e banale, ci serve a far capire che quello che dicevo prima, la subnet pubblica, quindi in questo caso la 48/29 che il GAR ci ha assegnato, è appunto l'indirizzo con cui noi ci presentiamo al GAR e con cui noi usciamo verso internet. Questo perché? Perché noi raggiungeremo tramite, adesso lo vedremo, la configurazione del routing, raggiungeremo i router GAR. Il router GAR chiaramente ci riannuncia al resto del mondo quell'indirizzo IP. Quindi ognuno saprà che quando deve raggiungere, ad esempio, ecco, l'indirizzo 049 che abbiamo impostato lì, quando dovrà raggiungerlo dall'esterno, quindi dal mondo internet, sa che questo è annunciato da GAR. Quindi intanto entro all'interno della rete GAR. La rete GAR sa che quell'indirizzo IP è gestito a livello di routing sul router di POP, in questo caso, che ne so, Roma Tizi, su quello che abbiamo visto, e quindi il pacchetto arriverà su quel router e quel router lo prenderà e lo darà tramite la punto punto, lo trasferirà al router dell'utente. Quindi il router dell'utente, avendolo nella sua interfaccia LAN, poi lo distribuirà all'interno della LAN. Questo più o meno, diciamo, a grandi linee diciamo, è la panoramica. Ok, questa è la subnet assegnata, come dicevo, e per la stessa tabella che abbiamo visto, noi utilizzeremo il primo indirizzo IP disponibile, che è il 49. In questo caso, diciamo, è sempre una convenzione. Nulla vieta che possiate usare qualsiasi indirizzo IP per configurarlo sull'interfaccia LAN del router. E procediamo. Configurazione è niente di più, niente di meno che la stessa che abbiamo fatto per la punto punto, con la differenza che questa volta, quando andiamo a configurare l'interfaccia 0, che è quella che affaccia sulla LAN, andremo a configurare la subnet pubblica con indirizzo, con diciamo netmask 248, che corrisponde esattamente alla barra 29. Quindi questo apparato Cisco, che sarà l'apparato di bordo dell'utente, quindi il router di bordo dell'utente, avrà l'indirizzo IP 49. Andiamo avanti. Queste impostazioni che vedete, duplex auto, speed auto, è perché solitamente, perdonatemi, sono andato avanti, è perché solitamente cosa avviene? Che lato LAN abbiamo solitamente cavo in rame. Quindi il collegamento con il cavo, con la patch cord RJ45. Quindi, per alcuni motivi di negoziazione, si va a forzare sia lo speed che il duplex per appunto farlo comunicare correttamente con quello che può essere l'apparato poi a valle del router di bordo, che può essere un firewall, uno switch o quant'altro. Stessa sintassi Cisco, stessa cosa. Chiaramente su Cisco, come non viene specificata la subnet, ma il bitmask, e quindi in questo caso abbiamo la barra 29. Procediamo. Ora siamo pronti a configurare il routing. Un piccolo riepilogo: che cosa abbiamo fatto? Configurato la punto punto, ha fatto le verifiche e adesso abbiamo configurato anche l'indirizzo. La subnet, perdonatemi, per meglio dire, pubblica sull'interfaccia LAN del router utente. E quindi torno magari nella slide dell'overview, siamo a questa situazione qua, in cui il router sa di avere, cioè anzi, il router conosce che la sua interfaccia ha configurato questo indirizzo IP, questa subnet qui. E chiaramente, solo dopo che questo indirizzo IP pubblico venga configurato all'interno del router, è possibile metterlo, come si suol dire, al routing, è possibile ruotarlo, ecco, diciamo con questa parola anche bruttina. Allora, noi in questo modulo vedremo solo il routing statico, che è molto semplice, funzionale, lineare, nel prossimo modulo invece ci andremo ad approfondire dei protocolli dinamici, in particolare il BGP.
che nel caso, in questo caso si userà una sessione eBGP, quindi come se l'utente fosse un autonomous system a sé e che deve comunicare col GAR, quindi come una rete completamente distaccata. Invece nel caso nostro faremo proprio un routing statico, cioè specificheremo agli apparati, sia GAR sia utente, che c'è questa subnet pubblica che deve essere inoltrata da una parte o dall'altra affinché ci si scambi correttamente il traffico. E infatti ho scritto, avendo configurato la nostra interfaccia con indirizzo IP della subnet 29 che ci è stata assegnata, non rimane che specificare al router di inoltrare tutte le richieste, quindi tutte le destinazioni, che si traduce nella default, attraverso l'indirizzo remoto della nostra punto punto. Quindi che cosa avviene? Avviene che al router gli diciamo qualsiasi richiesta ti arriva dalla LAN per qualsiasi destinazione, che possa essere una rete GAR o una rete esterna al GAR, e questo si rappresenta solitamente con l'indirizzo IP che è fatto da 0.0.0.0, quindi 4 zeri slash 0, e ripeto, rappresenta la default, rappresenta tutte le destinazioni. Tutto questo traffico deve essere inoltrato sull'indirizzo punto punto del POP GAR che il nostro router vedrà tramite l'interfaccia WAN. Ecco qua, la cosa è molto molto semplice. Quindi entriamo in configurazione, questa è sintassi Cisco, e gli diciamo IP root, in questo caso Cisco sono i 4 zeri, 4 zeri successivi che è la netmask. E questo, come potete vedere, è l'indirizzo IP della punto punto lato GAR. Quindi stiamo dicendo al nostro router inviaci il traffico verso il POP GAR. Stessa sintassi, anzi, stessa operazione con la sintassi Juniper, dove abbiamo qui, scusate, ho messo il commit, va bene, quindi ormai diciamo questo l'abbiamo appurato. Se non lo facciamo non entra in a runtime questa configurazione, quindi set routing option static root la default next hop l'indirizzo IP GAR. In questo caso noi facciamo in modo che tutto il traffico destinato a qualsiasi scusate la ripetizione destinazione viene inviato a questo host che è il POP GAR. Configurazione routing completata, si naviga. Perché si naviga? Perché quando sono chiaramente ad fare attivazioni insieme a voi, qual è la prova, come si dice, la prova del 9? È che qualcuno si mette su un PC della LAN e dice wow, si naviga. Quindi questo è come concludiamo di solito il test di attivazione dell'apparato GAR su questo accesso di base. Adesso, come dicevo prima, adesso si occuperà GAR di riannunciare questa vostra subnet al resto del mondo e chiaramente questo avviene con tutti i protocolli che si usano su internet, quindi GAR stesso dai propri apparati lo diffonde a tutta la rete e lo diffonde tramite gli upstream provider a tutte le altre network mondiali, raggiungendo tutti quanti. Andiamo avanti. Traceroute, giusto magari un accenno, perché una volta che abbiamo configurato tutto e si naviga, magari ci può far piacere capire un po' che percorsi stiamo facendo. E il comando traceroute, che immagino conosciate molto bene, non ci serve solo a capire se un nodo che andiamo a provare a raggiungere ci risponde, ma ci serve o ci può essere utile a capire il percorso che il nostro traffico fa all'interno della rete GAR per uscire fuori oppure per rimanere all'interno della rete GAR a seconda della destinazione. È evidente che se noi stiamo cercando di raggiungere un ente che fa parte della rete GAR, non usciamo all'esterno, chiaramente, non usciamo tramite internet, come si vuol dire, ma rimaniamo all'interno della rete GAR. Il router GAR conosce tutte le proprie network e quindi ci indirizza poi alla destinazione dell'utente, che è magari semplicemente su un altro POP o sullo stesso POP. Invece, questo traceroute ci aiuta anche a capire quando facciamo una richiesta esterna qual è il percorso.
E ho fatto praticamente un trace route, non l'ho messo, diciamo, non ho fatto questa distinzione Cisco Juniper perché, diciamo, è un comando che possiamo lanciare da qualsiasi dispositivo, anche dal PC locale. Ci sono anche applicazioni per lanciarlo da un cellulare, quindi è una sintassi standard e universale, può cambiare qualche parametro. Io, ad esempio, ho fatto questo trace route di Jamf. E come abbiamo visto, questo traceroute l'ho fatto dallo stesso apparato che abbiamo dove siamo entrati prima del convitto nazionale a Roma, e ho fatto un traceroute verso appunto Giant e mi fa vedere i passaggi. Come potete vedere, questo è il router 05 e il router GAR. Quindi dal router dell'utente siamo arrivati come primo step sul router GAR, poi dal router GAR ci siamo spostati su il router l'altro router GAR che sta sempre a Roma Tizi, che è quello che ha la connessione diretta con il router che sta a Milano, e da Milano abbiamo il peering con Giant. Quindi noi con 1, 2, 3 hop siamo già arrivati nella rete di qualcun altro, e questo qua ci fa capire il percorso. Chiaramente, per completarlo in maniera proprio esaustiva, dovremmo farci chiedere anche diciamo, al destinatario di fare un trace route e vedere che percorso fa, che non è detto sia sempre identico. Quindi abbiamo appurato che anche il routing, scusate, è stato, diciamo, correttamente configurato. L'accesso di base è completato, la LAN è funzionante e naviga verso il GAR e verso il resto del mondo. Diciamo che io ho concluso un po' questo excursus. Per chi volesse fare domande, già ci sono in sovraimpressione sia il sito che il codice per fare domande. Lo rimetto anche su questa slide. Io intanto vi ringrazio e rimango in attesa dei colleghi in regia, se ci fosse qualche domanda o qualche curiosità o qualcosa, insomma, che vogliamo discutere al momento. Grazie a tutti, veramente è stato un piacere. Eccoci qua, Andrea, e abbiamo già delle domande, quindi andiamo subito a vedere, a rispondere alle domande. Ti ringraziamo, insomma, per questo viaggio nella configurazione. Allora, la prima Grazie. domanda è disponibile della documentazione da scaricare per la configurazione dell'accesso? Allora, la risposta è sì, è disponibile, però voglio prendermi carico di riaggiornarla un po', anche magari seguendo il percorso che ho fatto oggi. Quindi, diciamo sì. Ci faremo in modo di inviare magari agli APM il link con della documentazione per fare la configurazione di questo accesso di base. Assolutamente sì. Intanto possiamo dire che saranno disponibili anche le slide di questa mattina, quindi. Assolutamente, Però. assolutamente sì. Allora, passiamo alla domanda successiva. Potrebbe far rivedere e spiegare la slide per la configurazione router utente? Questo è un argomento caldo. Ah, ok, la slide per la configurazione router utente. Sì, sarebbe necessario capire se stiamo vedendo la punto punto o la configurazione dell'interfaccia LAN o del routing. Quindi, diciamo, come domanda Un po' troppo generica, magari chiediamo a chi l'ha fatta. Ok, esatto, specificarle. perfetto. Quindi aspettiamo, diciamo, una domanda. Allora, vediamo la prossima. Che convenzione è stata usata per la nomenclatura dei nomi a dominio associati agli indirizzi GAR sulle punto punto? Sì, infatti, come dicevo, è incomprensibile. E quindi, come dicevo, l'IR, il nostro reparto LIR, si occupa di questo. Quindi, diciamo, io prendo poi il nome per come è stato creato, nel senso non entro in merito alla cosa e non so quale sia la convenzione utilizzata per questa nomenclatura. Sicuramente, ci sono
delle modifiche in corso con Garti, la nuova rete di cui immagino conosciate tutti, e quindi probabilmente ci sarà anche qualche modifica. Non saprei rispondere in maniera esaustiva a questa domanda. Diciamo c'è una sorta di algoritmo interno che hanno creato per ridurre, insomma, i nomi delle sedi e cercare di farci identificare qual è l'utente a cui stiamo, per cui stiamo, ecco, facendo la configurazione. Poi ricordo che avremo comunque una, un modulo dedicato appunto alla parte proprio sulle reti, sulla parte IP, quindi magari può essere una domanda anche rivolta in quell'occasione. Allora, la prossima, ci può consigliare qualche app per lanciare Traceroute da smartphone? Sì, sto cercando mentre me l'avete chiesto, perché l'ho detto, diciamo, avendo reinstallato il sistema, non ho installato un'app che fa Traceroute, ma veramente ci sono tante applicazioni. Io ho diciamo, sia iPhone che Android, e su tutte e due le piattaforme veramente ce ne sono tante di applicazioni anche gratuite che fanno questo Traceroute, ma mi riservo magari anche di fare qualche prova con qualcuno e magari posso poi condividerlo dopo che magari l'ho testato personalmente, anche magari vedere un po' se c'è qualche open source o qualcosa magari senza troppe pubblicità o cose che possono distogliere un po'. Sì, non ho un'applicazione precisa adesso, ma farò una ricerca, assolutamente. Passiamo alla domanda successiva. Con Traceroute non verifichi anche il percorso inverso? Ti dà H per asimmetrie? Sì, ma non sempre, nel senso che a volte, ad esempio, quella parte che ho messo di Giant, poi l'ho tagliata perché dopo il sesto hop, se non erro, non rispondeva più. Non sempre abbiamo la risposta. Magari ci sono degli hop che non ti permettono di tracciare la risposta. Quindi purtroppo questa cosa non è sempre così certa. Infatti noi al NOC, quando c'è un problema di raggiungimento da parte dell'utente di un servizio, un sito, insomma un indirizzo, chiediamo sempre dal suo PC, dove nota il problema, il Traceroute. E dico dal suo PC, magari non dal router, perché noi potremmo magari anche vederlo sul router, perché chiaramente il router come origine parte dalla punto punto, invece il suo PC partirà dall'indirizzo IP pubblico assegnato. Passiamo alla domanda successiva. Nel prossimo modulo ci saranno esempi di configurazione anti-spoofing da impostare sui router utente? Questo purtroppo non è previsto e quindi mi dispiace, ma non me ne occuperò di questo. Ok. In realtà poi questo possiamo chiederlo al nostro CERT, magari se qualche suggerimento può dare. No, anche se vi posso dire, poi Gabriella, puoi tornare indietro per favore su quella domanda, è possibile? Sì, chiediamo di tornare indietro. No, è più complicato, ok. Allora, diciamo questo. Comunque, nel prossimo modulo dove tratteremo, ad esempio, BGP, diciamo sicuramente noi accettiamo traffico solo da quella subnet che abbiamo assegnata, quindi l'utente non potrebbe inserire una subnet oppure un indirizzo IP nel pacchetto sorgente diverso da quello che noi ci aspettiamo, però non tratterò l'anti-spoofing, assolutamente. Ok, questa invece è la diciamo risposta alla domanda, quindi quello che volevano rivedere è la configurazione router utente punto punto. Assolutamente, ci vado subito. E la rimettiamo la slide. Partiamo, sì, ci sono, io sono pronto. Eccola qua. Ok, allora, ecco, questo qua era l'esempio che avevo fatto con la punto punto, quindi come dicevo, ci assegneranno una subnet barra 30 o barra 31, quello che si voglia,
da configurare sulle due interfacce del router guard e del router utente che si vedranno tramite il link che gli verrà fornito. E ecco qui, la configurazione appunto Cisco, in questo caso sintassi Cisco, è così. Quindi conft interface, l'interfaccia che dobbiamo configurare, appunto, quella dove è connesso il cavo o la fibra che va verso il GAR, una description semplicemente per identificarla, l'indirizzo IP, che è quello fornito con la della punto punto, che chiaramente vi verrà inviato tramite email direttamente da noi del NOC. Vi scriveremo: caro APM, questi sono i parametri per la configurazione, sul tuo router dovrai, nell'interfaccia verso il GAR, dovrai impostare questo indirizzo IP. Quindi, diciamo, sarà tutto comunque coordinato, sarà supportato da noi. E questa è la configurazione. Il media type, come dicevo, viene specificato perché alcuni apparati Cisco che hanno la porta combo, vuol dire che la porta, in questo caso G01, avrà sia la possibilità di alloggiare un transceiver ottico, sia per il cablaggio diretto con il cavo in rame, quindi si specifica il media type. In questo caso stiamo specificando che utilizzerà appunto l'SFP, quindi il transceiver. No shutdown è il comando affinché l'interfaccia poi venga messa in app, perché come dicevo, di default Cisco lascia l'interfaccia in shutdown. Ritorniamo alle domande. Eccole qua. Sì, magari, ok. Faccio vedere anche la sintassi Juniper. Ah, ok. Ok. Questa è la rispettiva sintassi Juniper. No, siamo sempre sul... No. Okay. Esattamente. Okay. Ecco qui. Abbiamo fatto la stessa cosa di Cisco, è differente solo il linguaggio, se vogliamo dire, e in questo caso viene specificato l'INET address 11/31. Ecco qui, diciamo, la quarta riga è quella che diciamo è la sostanza. Allora, torniamo, eccoci qua, le domande, questa possiamo contrassegnarla come risposta. Ringrazio Galanti, perfetto, chiarissimo, questo più che una domanda è un commento, e con anche tutti i suoi like. Allora, per quale motivo non si usano indirizzi nascosti per le punto punto? Perché toglierebbe la libertà all'utente di usare gli stessi indirizzi nascosti? Allora, non si perché la libertà nascosti, stiamo parlando di indirizzi IP privati? Suppongo di sì. Perché toglierebbe la libertà all'utente di usare gli stessi indirizzi nascosti? Beh, in questo caso no, perché se fossero privati... No, forse... Beh, sicuramente sarebbe un problema per il troubleshooting se fossero... Sì, c'è anche questo, ma considerate che su GAR-T stanno lavorando e si stanno riunendo su questo, perché non è così banale, sul fatto di eventualmente utilizzare indirizzi IP privati al posto dei pubblici per stabilire le connessioni punto punto. Quindi... credo che la risposta ce l'avremo, ma tra qualche tempo, anche abbastanza breve. Passiamo alla domanda successiva. Gli indirizzi delle punto punto debbono... qui abbiamo già risposto. Per il momento è così, e ripeto, e sono indirizzi IP pubblici che noi non assegniamo all'utente, cioè nel senso quegli indirizzi IP sono GAR, gestione GAR, rimangono in GAR. Quelli che assegniamo all'utente identificano l'utente. Questo, l'indirizzo IP punto punto, anche se sta sul router utente, identifica il collegamento GAR. Quindi per il momento li utilizzeremo pubblici, e poi, come ho detto, tra qualche tempo avremo anche un po' più chiara questo aspetto. Sempre per lo stesso discorso di usare le barra 31, chiaramente tutti vogliamo andare a risparmio di indirizzi IP pubblici. Come mai a volte Traceroute restituisce l'asterisco e non arriva mai a destinazione? Perché l'host che sta dall'altra parte ha dei filtri e non ti restituisce nulla.
Semplicemente questo. Anzi, colgo l'occasione per dirlo, nel collegamento GAR che vedete voi non c'è impostato nessun tipo di filtro, cioè noi non filtriamo di default, quindi tutto il traffico su tutte le porte per il protocollo TCP, UDP, CMP e quant'altro, noi non filtriamo nulla. Diamo in pasto il traffico all'utente e lo riceviamo senza filtrarlo. Poi chiaramente, se dovessero esserci problemi di sicurezza, interverrà il CERT, che si occupa appunto di questo, ci avviserà l'APM della falla di sriscontro o il problema che ha riscontrato, e a quel punto, diciamo, dovreste essere in grado, ecco perché si consiglia magari sempre di avere un firewall nella propria LAN, mitigare quell'attacco, oppure se vediamo che non è possibile, possiamo farlo allora anche noi. Lato pop, diciamo così. Quindi è solamente questione di filtraggio. Domanda successiva. In situazioni più articolate, nelle quali si hanno due router sulla frontiera, nell'ipotesi di voler realizzare una forma di HA, tra i due, che soluzioni consigliate? Posso richiedere supporto GAR? Quindi qui è un problema di alta affidabilità, come dire. Sì, esattamente. Allora, quando, come dicevo all'inizio, GAR non entra in merito alle questioni della LAN, però è evidente che il supporto soprattutto del NOC o magari del planning credo possa far comodo. Magari insieme si può trovare una soluzione che sia magari consona anche alla tipologia di setup. E noi abbiamo spesso utenti che hanno ormai doppio router o addirittura questi moderni, questi, insomma, gli ultimi i nuovi apparati vengono visti come un solo nodo e si occupano in autonomia di fare HA. Altri invece che hanno semplicemente due router di frontiera con i due collegamenti GAR hanno magari delle soluzioni lato LAN tipo VRRP e lato WAN, magari BGP, in modo che uno lavori sulla parte WAN e quindi sulla disponibilità o no di quel link e trasferisce appunto il traffico da un router o all'altro, e lato LAN chiaramente allo stesso modo si occupa con il VRRP di utilizzare un indirizzo IP che fa da gateway, ma è un virtuale che come si suol dire, rimpallano i due router. Quindi solitamente è questa la soluzione più veloce da instaurare. Ovviamente tutte queste configurazioni che sono particolari vanno concordate con il NOC e Certo. più che supporto è proprio indispensabile, come dire, la Sì, presenza del NOC in queste fasi di configurazione. certo. Sono proprio i requisiti che fanno sì che poi noi possiamo organizzare il collegamento con quell'utente. È evidente se l'utente dice io ho due router di frontiera, noi provvederemo a portare due collegamenti. Se è possibile, si portano con due strade diverse, quindi vuol dire con due fibre che fanno dei percorsi differenziati e che magari atterrino o diciamo terminino è più adatto su due router di POP differenti. Quindi, insomma, di soluzioni ce ne sono tante. Ecco perché diciamo il modulo l'abbiamo chiamato configurazione di base. Abbiamo cercato di non entrare troppo nei dettagli perché si apre un mondo completamente nuovo. Ci possiamo stare ore poi a parlare di setup, ma comunque sì, se voi avete l'esigenza di due router, un sistema in HA per la connettività GAR non c'è alcun problema, si troverà, potete chiedere supporto, assolutamente sì. Passiamo alla prossima domanda. Seguendo questo webinar, mi è sembrato di capire che è possibile accedere al router lato client da parte dell'utente finale. Quando ci è stato installato il servizio, abbiamo avuto una diversa direttiva. È possibile accedere al router lato client? Allora, è giusto, devo fare chiarezza su questo. Come io ho avuto accesso a quel router, perché? Perché quell'utente, diciamo, tra le sue richieste specifiche per il collegamento GAR, ha chiesto che fossimo noi ad installare un router sulla sua sede e dargli semplicemente poi, diciamo, l'interfaccia di LAN. Io qui ho trattato l'argomento
per far sì che voi siate autonomi e indipendenti con i vostri apparati per restaurare il collegamento GAR. In quel caso io non potrei accedere al vostro router. Voi potreste, perché l'apparato è vostro, chiaramente è solo collegato a livello WAN con il GAR. In questo caso che ho fatto vedere, quindi di questa sede, il convitto per essere precisi, loro lato LAN non possono accedere a quel router, perché lo gestiamo noi, e chiaramente potremmo, diciamo, per tutta una serie di motivi di sicurezza, viene gestito in questo modo. È solo questa la differenza. Diciamo un fatto di responsabilità, ci sono due opzioni. Una è l'utente che ha il proprio router, apparato, che si collega, il proprio apparato, e si collega alla rete GAR. L'altro, nell'altro caso, l'apparato viene fornito da GAR, ma se GAR si occupa della configurazione, ha la responsabilità della configurazione e del funzionamento. Quindi, diciamo, non ci sono gestioni condivise. In un modo o è l'uno o è l'altro. Però posso specificare che ad alcuni APM può far comodo che l'apparato, anche lato LAN, può essere monitorato tramite SNMP o insomma solitamente con questo protocollo, quindi questa possibilità c'è. Quindi magari avere delle istruzioni su come gestire questa parte di monitoraggio, forse questo potrebbe essere una cosa che può essere fornita come informazione. Vediamo la prossima domanda. Quindi dalla risposta di Andrea su anti-spoofing ci pensa già il NOC se l'interfaccia lato GAR non accetta altre reti se non quelle previste. Grazie per tutto, bravissimo. Grazie a voi. Esattamente. Quindi confermi che è così? Beh, diciamo, noi accettiamo i pacchetti solo da quelle reti, quindi questo qui, diciamo, è un meccanismo di anti-spoofing solo nostro interno, chiaramente. Purtroppo, invece, combattiamo con degli attacchi, con degli indirizzi, come si suol dire, spoofati dall'esterno, e lì diventa molto, tutto molto più complesso. Perché l'utente, cioè chi attacca da internet può, come si suol dire, spoofare un indirizzo IP di GAR, ingannando, quindi succede, insomma, chiaramente il traffico in quel modo va gestito, ma dall'utente chiaramente non l'accettiamo. Quindi in qualche modo è mitigato da questo punto di vista. Almeno non gli attacchi interni, come dici. Esattamente, cioè almeno non ci facciamo male da soli, diciamo, ecco. Allora, passiamo alla prossima domanda. L'asterisco nel trace route è spesso indice di un indirizzo nascosto, non instradabile, lungo il percorso. Poi il trace potrebbe continuare. Con indirizzi complici sulle punto punto questo non succede. Diciamo, forse era un commento rispetto anche a un'altra domanda. Ho capito, sì, chiaro. Sì. Assolutamente così. Ringrazio Galanti, perfetto, chiarissimo, quindi abbiamo un altro commento positivo. In questo momento abbiamo concluso le domande, hai risposto già a tutto, non so se ce ne sono altre in questo momento, altrimenti... Se non ci sono altre domande, diamo appuntamento alla prossima sessione. Del 6 giugno, dove continuerai appunto questo viaggio nella configurazione dei router. Esatto, e vedremo sostanzialmente BGP e VLAN, ecco, dai, cercheremo di appunto fare delle casistiche un po' più complesse dove c'è bisogno di migliorare sia il routing e anche la disponibilità dei collegamenti, diciamo così, ecco, generalizzo in questo modo. Perfetto, sembra che non ci siano altre domande, ci informano i colleghi, quindi... abbiamo terminato con un po' di anticipo. Vi invitiamo comunque, se avete domande o magari rivedendo la registrazione oppure vedendo anche il materiale, a utilizzare il forum
che trovate all'interno di learning.gar.it, all'interno proprio del modulo che riguarda questo argomento specifico. Grazie ancora ad Andrea Galanti per Grazie a la voi. lezione di questa mattina e l'appuntamento appunto è per il 6 giugno con la seconda parte di questo modulo. Grazie a tutti. Grazie.